stata l'edizione dei record, la decima del Trofeo del Mare, sesto trofeo Equilibria Running Team, organizzata dalla Polisportiva Atletica Bagheria con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Palermo, che ha ottenuto anche la collaborazione della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana ed inserita nel circuito nazionale FIDAL. Ha vinto il tunisino Mohamed Amin Jenoui del Club 96 Alperia per distacco con il tempo di 29,47. Al secondo posto il burundese Onespor Nikus Kumda della SD Sicilia Running Team con il tempo di 30 minuti e 10 secondi. Al terzo posto il marocchino Bibi Hamad, Palermo H1330, con il tempo di 33,3. Sì, la gara molto bene, piace la gara, mare, molto bene. Nella gara donne il successo è andato all'allieva di Tommaso Ticali, la bagherese Barbara Vassallo, con il tempo di 37,48, che bisse il successo del 2015. Al secondo posto Adriana Di Salvo, al terzo Alice Mammina. Hai bissato il successo del 2015 qui nella tua terra, nella tua bagheria. Soddisfatta? Soddisfatta, sono del tempo che del percorso accolto tantissimi atleti. Sono contenta di ritornare qua nella mia città dove mi sono allenata per tanti anni e soprattutto di vincere bene, ritrovare lo stesso calore che ho lasciato tanti anni fa. Bello perché mi ha accompagnato la mia famiglia, ho salutato il mio allenatore che ha fatto il tifo per me lungo il percorso. Sono veramente contenta. Tra i partecipanti anche l'89enne Sebastiano Caldarella della Marathon Athletic Avola, che ha stabilito il nuovo record mondiale della categoria over 89 con il tempo di 1 ora, 10 minuti e 13 secondi. La gara è stata disputata su un circuito molto veloce di 1500 metri, da ripetere 4 volte per un totale di 10 km, alla quale hanno partecipato 457 atleti, baciati da una splendida giornata di sole. Prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del grande Edoardo Vaghetto, recentemente scomparso. Alla competizione ha preso parte pure il sindaco Filippo Tripoli, che ha abbassato il suo record personale di 4 minuti e tantissimi appassionati provenienti da ogni parte della Sicilia. Anche il sindaco Tripoli e il responsabile dell'ufficio notifiche, Ignazio Maggiore. Allora, Ignazio, cominciamo con te. Ci dicono che sia l'ultima gara questa tua, ma non ci Non è vero crediamo. assolutamente, perché l'anno prossimo andrò in pensione e ne farò tante di quelle gare. Guarda che sicuramente mi divertirò. Invece l'obiettivo del sindaco qual è? L'obiettivo del sindaco è migliorare il tempo dell'anno scorso, era il terzo anno consecutivo che partecipa a questi 10 km. Anche arrivare un minuto sotto al risultato dell'anno scorso già è un importante risultato. L'importante è superare i propri limiti. Al termine, i numerosi sponsor della manifestazione hanno offerto una degustazione di prodotti tipici locali, primo fra tutti lo sfincione del panificio Carlo Conti e le acciughe Ital Food di Annibale Alpi e dell'industria conserviera acciughe Mariblu, con la collaborazione del Centro Studi Aurora e delle associazioni di protezione civile del territorio. La manifestazione è stata occasione anche di promozione delle attività dell'ASTRI, l'Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell'Infanzia, che opera all'Ospedale Civico di Palermo, che ha fatto conoscere con uno stand le attività svolte a favore dei bambini. Solo per assistenza ai La bambini e alle famiglie fotoottica che combattono in appunto di questo Paolo momento Luca contro una Scalisi. grave malattia, la Mentox, leucemia ancora di bambini. E scontato. quindi noi Carlo cerchiamo di far Assicurazione, conoscere lo Centro studio Studi Aurora, la Aurora, nostra missione Polistone, è Paglio delle incentivare le Rondini, persone a Aurumania, donare, la perché il Bergesi dono di è Antonino donare. Passanello. L'asilo nido Teneri Cuccioli di via Orazio Costantino da oggi inizia il tempo pieno e i genitori potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dallo scorso mese di luglio l'asilo nido Teneri Cuccioli ha funzionato con orario ridotto fino alle 11:30. Da questa settimana sarà a tempo pieno. Rimane però ancora chiuso l'altro asilo comunale Bosco Incantato, interessato da lavori di ammodernamento ormai da qualche mese. L'assessore alle politiche sociali Francesco Gurrado assicura che da lunedì 13 novembre anche questo sarà riaperto. Assessore Gurrado, gli asili insomma quest'anno hanno avuto qualche piccola difficoltà, però dovrebbe tornare alla normalità? Sì, già l'asilo Teneri Cuccioli di via Orazio Costantino è stato aperto già da subito, nei primi di ottobre, e già dal giorno 6 novembre ci sarà il tempo pieno.
consideriamo che in funzione appunto nel rispetto dei nostri bambini vengono fatti degli insegnamenti graduali, proprio per creare le condizioni per abituare i nostri bimbi a poter proseguire col tempo pieno in maniera gioiosa, in maniera serena, in maniera festosa. Ecco. Per quanto riguarda poi l'asilo di via Monsignor Aneno, Bosco Incantato, purtroppo c'è stato un ritardo nella definizione dei lavori. E auguro di tutto cuore, ed è l'intenzione mia dell'amministrazione, così come già stiamo sollecitando, che il giorno 13 di novembre potremmo appunto anche aprire l'asilo di via Monsignor Aneno. Tutto questo sempre nell'interesse dei nostri bambini e delle famiglie. Tempi addietro l'insicurezza veniva percepita al di fuori della città, ma oggi è invasa da una sempre più allargante e allarmante azione vandalica e criminale che mira a destabilizzare la quiete pubblica, gettando l'intera città in una condizione non gestibile e vivibile. E quanto afferma il gruppo politico Idea per Bagheria, che aggiunge: notizia di qualche giorno fa è stato l'imbrattamento del pulmino che la parrocchia del Santo Sepolcro di Bagheria utilizza per le gite per gli anziani e i bambini. Noi di Idea per Bagheria innanzitutto vogliamo esprimere solidarietà a Don Filippo Custode e a tutta la comunità parrocchiale per il vile gesto nei loro confronti perpetrato. Noi di Idea di Bagheria chiediamo, oltre che a un controllo più serrato e sinergico tra le forze dell'ordine del nostro territorio, anche l'installazione di telecamere da parte dell'amministrazione comunale nei punti strategici del centro storico e nelle vie laterali, al fine di poter individuare questi soggetti, ai quali di certo non interessa il bene comune, né tantomeno hanno a cuore la propria città e allo stesso tempo essere un buon deterrente al fine di evitare altri casi del genere. Realizzata con fondi di AMAP la strada di accesso al depuratore di Santa Barbara a Caccamo, l'alteria è stata pensata come strada di servizio per consentire l'accesso ai mezzi di manutenzione al depuratore. Nelle prossime settimane si discuterà con AMAP la regolamentazione per l'uso del nuovo asse viario, dice il sindaco Francofiore, poiché in questo momento di difficoltà dovuta alla frana che ha bloccato la via Sant'Orsola, questa strada costituisce una valida via di uscita per la parte più a valle del paese e per eventuali mezzi di soccorso. A metà del percorso è stata inoltre ricavata una piazzola per consentire le operazioni di manovra dei mezzi di cantiere durante le attività lavorative. L'ultimo weekend del Festival delle Vie dei Tesori ha approdato ieri anche a Santa Flavia, dove i visitatori hanno ammirato Villa Filangeri, la residenza estiva dei principi, il cui nucleo originale risale ai primi decenni del Seicento, e il suo parco storico ricco di pini, ficus, palme, vasche e statue. Antonella Cavezzano, le Vie dei Tesori tornano ancora una volta qui a Santa Flavia per far ammirare alla cittadinanza le bellezze che avete in questo territorio. Sì, tornano per la terza volta a Santa Flavia, finalmente siamo riusciti anche questa volta con Rotto della Cuffia, grazie alla caparbietà e alla mia testardaggine, ma soprattutto grazie al sindaco Giuseppe D'Agostino, che non si è fatto scappare l'inserimento nel circuito regionale culturale di Villa Filangeri, nell'inserimento delle Vie dei Tesori. Ecco, cosa si potrà ammirare? Si potrà ammirare solo Villa Filangeri, dalle 10 alle 18 verrà raccontata la storia della Villa Filangeri con il nesso parco storico. E presso il giardino d'inverno è stata allestita ieri anche una pregevole mostra di magnifici luoghi di Santa Flavia, Porticello, Sant'Elia, dal titolo Sguardi di bellezza, organizzata in collaborazione con Antonella Cavezzano, Giuseppe Filippone. In esposizione le opere fotografiche di artisti come Sara Cilea, Gianluca Rizzo, Giuseppe Crivello, Matteo Taormina, Giancarlo Fricano e Massimo Tarantino. Soliti sei che abbiamo fatto appunto diverse mostre, tre esposizioni a Porticello, ci è stato richiesto dall'amica e collega Antonella Cavezzano di riproporla per la Via dei Tesori. Infatti all'interno di Villa Filangeri, oltre alla spiegazione della storia dei Filangeri, ci sarà un reparto, una zona, come potete notare, questa di qua, dedicata alla storia della baronia di Solonto, dalle origini Solonto, poi la baronia. Porticello, particolarmente intensa sarà la storia e l'esposizione su Porticello e anche una parte dedicata a Sant'Elia e a Santa Flavia nel suo complesso. Abbiamo voluto ricreare con queste reti la tonnara proprio per modo da catturare lo spettatore, colui che si reca qua, per ammirare appunto la bellezza e la storia del nostro territorio.